1 ottobre, memoria di Santa Teresina. E il Vangelo di oggi ci fa sperimentare un certo fallimento e la non accoglienza degli apostoli, dei discepoli del Signore. Questo ci riporta ancor prima a un'altra non accoglienza, quando Gesù era nel grembo. Giuseppe bussa alla porta delle locande, ma per loro non c'è posto. È sempre triste quando una persona non viene accolta. È sempre tremendamente triste quando una persona viene rifiutata, quando ad una persona gli si chiude la porta in faccia e ancor prima la porta del nostro cuore. Certo, ciò che dicono Giacomo e Giovanni forse è un po' esagerato, no? Signore, vuoi che preghiamo perché scenda un fuoco dal cielo e li divori? Dobbiamo però comprendere anche il loro stato d'animo. Gesù però non si spazientisce, anzi, veramente mostra loro tantissimo amore. Leggiamo il Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. Siamo al capitolo 9, versetti 51-56. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore. Da notare un particolare, carissimi, Gesù non viene accolto perché sta andando verso Gerusalemme. E ora, gli abitanti della Samaria e di Gerusalemme non avevano un buon feeling e quindi non erano contenti di questo. Per questo rifiutano Gesù. E questo apre una bella parentesi. Noi non possiamo rifiutare le persone perché, ad esempio, sono musulmani, perché praticano o vivono un'altra religione, perché sono di un'altra cerchia. È un po' come ieri quello che è successo nel Vangelo domenicale. Glielo volevamo impedire perché non era dei nostri, perché non ci seguiva. Io, dove ho vissuto fino a 2 giorni fa, nella vecchia casa, avevamo come custode un bravissimo ragazzo marocchino, che secondo me era più cristiano di molti cristiani, perché puntualmente mi diceva: ma perché siamo divisi? Devo leggere il Vangelo. Pensate, quando molti cristiani non leggono il Vangelo. Quindi vedete, accoglienza, apertura e soprattutto però sapere noi cristiani che la sorte di Cristo è anche la nostra. Hanno accolto me, accoglieranno voi. Hanno calunniato me, calunnieranno voi. Hanno disprezzato me, disprezzeranno voi. Hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Coraggio, il cammino è lungo, ma la meta è bella.